Buon pomeriggio iscritte e iscritti. Il video che state per vedere è in risposta a quelle che sono le vostre meditazioni visive. E dovendomi basare soltanto su due commenti fatti da due miei carissimi amici che, vuole dire, si sono un po' lasciati andare su quella che è la propria immaginazione. C'è chi praticamente mi ha nominato la cascata e chi la paglia o il fieno, come lo vogliamo chiamare. Ma vi posso assicurare che unendo le forze e tutti i video ne è venuto fuori un qualcosa di veramente piacevole e rilassante, che non vedevo l'ora di farvi ascoltare. Ebbene sì, siamo arrivati appunto alla visualizzazione che ha a che fare con la cascata. In questi casi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo immaginare di chiudere gli occhi e fare qualche respiro profondo attraverso il naso. Ti senti sempre più calmo o calma a ogni respiro. Lascia andare tutte le preoccupazioni. Immagina di essere seduto o seduta nel bosco di fronte a una cascata. Osserva con calma la cascata. Potresti essere seduto o seduta su una roccia o su un tronco. Ascolta i suoni, il suono dell'acqua che cade e colpisce il fiume e il suono dell'acqua che scorre a valle. Che profumo senti? Ci sono fiori nelle vicinanze. Notate il cinguettio degli uccellini in lontananza. Continua a respirare attraverso il naso. L'intera scena sta diventando più vivida. Rilassati e unisciti sempre di più alla cascata e all'ambiente sereno a ogni respiro. Ogni volta che emergono pensieri o emozioni distraenti, date loro spazio per essere ciò che sono. Processi che accadono ora. I pensieri sono nel momento presente. Il desiderio di guardare altri video potrebbe tentarti. Ma non è un problema, puoi anche staccare un attimo e poi ritornare qui. O semplicemente chiudere il video e rimanere rilassato o rilassata. L'importante è che immaginate di essere sotto questa cascata e allo stesso tempo che vi fate un po' coccolare dall'acqua che scende, che vi crea sensazioni incredibili. Rimani sempre nei dintorni e adesso ti accorgi che il tuo respiro sta diventando più rilassato e calmo. Nota il rombo basso dell'acqua e i suoni sottili e acuti. Concentrati su sempre più dettagli. Se hai la possibilità di fare questa meditazione sul luogo che lontanamente ti ricorda quello che ho appena ritratto nel video o per sentito dire, vai, o se no altrimenti prova a immaginarlo con la meditazione visiva.
Inoltrandoci in questo paesaggio, ci viene in mente un quadro di Van Gogh in movimento, che sembra animarsi davanti a noi, mentre siamo in piedi lì a guardare il panorama, o anche magari distesi sulla paglia, o il grano, ovunque vogliate. Ma l'importante è che sentiate le sensazioni, che siano mentali o di tatto, profumi, tutto ciò che vi può scaturire una fantasia dentro di voi, quella che ha avuto l'artista, che poi lo ha aiutato a fare delle opere di vero valore. E in queste circostanze cerchiamo di essere noi a darci quel valore che magari non sappiamo neanche di avere. E così facendo ci concentriamo su ogni dettaglio che è intorno a noi. E anche se la mente vaga, cerchiamo di farla rientrare da dove è uscita. Così facendo guardiamo quello che è il dipinto che abbiamo davanti a noi. Gli diamo un colore nostro personalizzato. E ci sembra quasi di vedere tanti colori in movimento che ci rincorrono in questo nostro quadro personale. Come si dice, è bene amare molte cose, perché in ciò risiede la vera forza, e chiunque ama molto compie molto e può realizzare molto, e ciò che è fatto con amore è sempre ben fatto. Ricordati, grazie per l'ascolto, e ti mando un abbraccio grande e rassicurante.